Deborah, buongiorno. Ciao, Ciao. buongiorno. Senti, Ciao. tu, allora, sai che io sto facendo un giro di microfoni, no, tra i maggiori esponenti delle case di produzione italiane, perché ovviamente il primo con cui ho parlato è Giovanni Bedeschi per parlare della sua situazione, ma anche in quanto presidente di CPA e so che vi siete incontrati, perché insomma è inutile negarlo, Yes. voi come gli eventi penso siete l'aspetto più materico, no, della filiera, avete bisogno di contatto. E ovviamente in questo momento siete proprio fermi, ma anche in vista del 22, quando si riapriranno le cose, tanti punti di domanda, come 22, speriamo. speriamo, esatto, diciamolo proprio, però insomma non sarà semplice. Intanto ti No. volevo chiedere un parere, io so che tu hai vissuto molto bene come persona ovviamente questo periodo, ma in quanto imprenditrice e titolare di una casa di produzione ti chiedo un parere invece su come vedi l'immediato poi, ecco. Insomma, immediato poi negare le difficoltà sarebbe proprio stupido, no? Cioè fare, insomma, è chiaro che poi spaventa, nel senso che noi al momento non abbiamo nessun tipo di informazione e di cosa certa, no? Di quello che sarà il poi, nel senso che dobbiamo, come giustamente dici tu, il nostro settore è un settore che ha dove il contatto è d'obbligo, no? Noi siamo, insomma, i set sono un luogo di grande contatto, le persone, i PPM, cioè siamo sempre in mezzo a tante persone. Quindi qua, sapere quando questo potrà ritornare come prima non c'è dato, nel senso che al momento non si sa, c'è chi dice maggio, c'è chi dice aprile, quindi questo anche senso di, mi viene da dire, di impotenza mette sicuramente un imprenditore, in questo caso noi, un po' in ansia, in preoccupazione, sapere anche quanto si potrà resistere, ovviamente, no? Perché è chiaro che tutti cerchiamo di resistere, quanto? Un mese, 2 mesi, tre mesi, Certo, 4 mesi, che poi già quello voi dopo. appunto siete già un comparto che già prima, come un po' tutti, no? Nella comunicazione il problema è stato un po' la visibilità, nel senso che si aveva scarso potere di programmare l'anno, nel senso che i lavori Esatto. sono tutti a gare, quindi magari pensi di non avere niente, poi succede tutto, magari questo potrà essere, però non è il modo migliore di fare impresa, se vogliamo ben vedere, No, perché no? lavori sempre un po' nell'incerto, no? Cioè, nel senso che è difficile, pensi che le cose vadano allo stesso modo e poi non è così. Cioè, io ho sempre pensato che il nostro settore va proprio a onde, no? Va a momenti, va a ondate, va. Non è possibile programmare, neanche esattamente avere un fatturato preciso come fanno le aziende, no? So che venderò questi prodotti, all'estate vendo di più. Noi questo non abbiamo mai potuto farlo, no? Va proprio a periodi. Adesso, secondo me, questo senso di vaghezza, mi Impotenza. viene da dire, di impotenza, di incertezza è ancora di più, quindi è chiaro che c'è preoccupazione per noi, c'è preoccupazione per le persone che lavorano per noi, insomma, ognuno di noi ha dei dipendenti, chi di più, chi di meno, ma ci sono e quindi continuiamo a Vedo un parlare, nel senso meraviglioso che. gatto, che bello. Sì, è il mio gatto che è entrato. Giustamente, no, scusate Eh sì. l'interruzione, era talmente bello. Io non l'ho visto, è qua. No, e quindi è chiaro che sì, è difficile, è difficile, c'è paura, continuiamo a parlarci tra di noi, cioè come ci si parla in CPA, ci si parla anche tra soci, no? Ci si fanno riunioni, telefonate, si cerca di essere preparati, di arrivare preparati, ma non Senti, si sa però è bene a anche cosa. vero che appunto, no, come l'abbiamo fatto tutti a livello personale, perché poi questi periodi sono anche quelli un po' di prendere coscienza, un po' di esami, no, della situazione. Cioè, se noi facciamo un gioco, no, eccetera, eccetera, possiamo anche pensare a una ripartenza della situazione in cui si potessero cambiare delle cose. Quindi vedere Sì. anche dei rapporti di filiera differenti, delle modalità di lavoro differenti. Ecco, secondo te è vero, magari sarà lenta la ripresa, si farà, io lo continuo a dire all'inverosimile, spero, meno magari, ma meglio, valorizzando di più i ruoli di ognuno, no? E quindi per valorizzare di più il vostro, ecco, secondo te, cosa ti augureresti? Se puoi sognare, cosa sogneresti per il periodo del rientro? Allora, un po', diciamo che un po' l'energia della ripresa e un po' questa voglia, no, di vedere come sarà la ripresa è un bello stimolo, c'è,
Dunque, io se dovessi chiudere gli occhi e dire che cosa mi immagino, mi piacerebbe intanto mantenere questo essere ritornati un po' più umani, no? Quindi questa, sì, essere un po' più umani, la lentezza intesa come, chiaro che il nostro è un lavoro che è sempre stato frenetico e lo resterà e secondo me e tornerà. Però dare un valore al tempo e dare anche un valore un po' alle persone, no? Quindi non so se è vero che non si potrà più per un periodo fare un PPM in 30, probabilmente si imparerà a mettere un po' le pedine al posto giusto e a ridurre un po' anche tutti i processi che a volte nel nostro settore sono molto lunghi. Farraginosi anche che a volte, esatto, per lavori poi Esatto. che richiedono altri tipi di impegni, cioè non vale neanche la pena di avere il processo Precede, precedente, no? Così. esatto. Quindi, secondo me, un po' il valore del tempo, il valore delle persone, mi viene da dire, quindi il valore tempo, persone e anche più, non so come dire, più collaborazione, anche cioè meno, non so, tu fai il fornitore, quell'altro fa appunto l'agenzia, quell'altro fa il regista. Cioè, sarebbe bello tenere un po' questo il lavoro un po' in gruppo, il lavoro un po' insieme. Questo sarebbe il sogno, chiaramente, no? Dove si sta un po' più insieme, anche nella filiera produttiva. Senti, ma secondo te, ad esempio, tutto il tema del Made in Italy, cioè una maniera italiana di fare le cose che se vuoi per anni è stata un po' messa in disparte, no? Abbiamo sempre un po' preso da come lo facevano gli altri. Potrebbe essere un'occasione di ridisegnare anche questa. Sì, secondo me sì. Lo paragono un po' appunto agli animali che si sono riappropriati dei loro territori, no? Quindi i delfini che tornano verso più vicini ai porti, insomma, l'abbiamo visto un po' tutti, no? La bellezza di come ognuno si riappropria dei territori. Anche noi sarebbe bello se ci potessimo un po' riappropriare della nostra Italia. In fondo, in questo periodo abbiamo tutti cucinato più italiano, abbiamo tutti imparato a fare la pizza. Abbiamo pensato, non riusciamo anche neanche a pensare a viaggi al momento futuri, cioè io quest'estate boh, forse starò a casa, forse andrò nella mia casetta in Toscana, ecco questi viaggi, quindi questa voglia sempre un po' dell'estero. A me piace, mi piace l'idea di lavorare in Italia, di rinforzare il mercato italiano, di tornare a lavorare con i nostri registi bravissimi Talenti, italiani, esatto. i talenti, un sacco di talenti, insomma dai registi a tutto, creativi. So, cioè abbiamo veramente tanto in Italia. Spero che duri. Cioè, la mia non preoccupazione, il mio pensiero è Lo ricorderemo. lo faremo perché saremo sicuramente per un periodo obbligati a farlo. Perché per forza, perché io non credo che fra 3 mesi io potrò andare a girare a Los Angeles con un regista No. americano. Ecco, quindi lo faremo. Ma sarebbe bello che poi questa cosa fosse un valore che resta, no? Un po' come tutto quello che abbiamo appreso. Sarebbe bello se poi non lo buttiamo via. Oggi Esatto. stamattina facevo un esempio, cioè, so, quando fai un detox, cosa fai? Fai il detox, noi donne ne facciamo tanti, di detox, allora ti Poi esci. siedi, ecco esatto. Poi Tam. dopo piano piano dici, ma dico, È reintegro piano gli zuccheri, reintegro, e dopo un mese lo vero. spacco. Invece l'ideale sarebbe mantenere una dieta di base così, aggiungendo dei pezzi. Senti, ma comunque Esattamente. all'orizzonte con i clienti, con le agenzie stai parlando, con brand, Sì, sì. io ci parliamo, ci scriviamo, ci videochiamiamo, cioè si cerca chiaramente di tenere un contatto. Io quello che sto facendo e che continuo a fare è far sentire che ci sono, cioè ci sono anche reinventando, se si può, nel possibile. Un modo, no? Un modo di comunicare in questo momento, troviamo, cioè io quello che dico è se avete bisogno troviamo Chiaro, insieme sì, delle delle soluzioni, soluzioni. perché francamente lo dico anche con un po' di affetto, cioè siamo tutti in una fase dove stiamo capendo, cioè secondo me le agenzie stanno cercando di capire come reinventare la comunicazione in questo momento, i clienti, c'è chi
appunto come Vodafone sceglie di comunicare giustamente in un modo che io ho trovato anche molto smart, e chi Molto invece, bello, certo, però sai, è un esatto, mo, cioè sono è sempre un quelle modo idee che va che se le adesso. fanno tutti poi diventano un'idea, no? Assolutamente. C'è invece chi, altri clienti che invece in questo momento hanno deciso addirittura di togliere dei film dalla messa in onda perché magari inopportuni al momento. Io apprezzo un gesto di grandissima attenzione, no? Mi viene da dire. Quindi è come se, insomma, siamo tutti che guardiamo, no? Stiamo imparando qualcosa di nuovo. Allora, secondo me sarebbe bello in questo imparare, magari un pezzo di strada farlo insieme. È Imparare vero. insieme, no? E Stare questo potrebbe insieme. essere il sogno, cioè più collaborazione, in effetti più fare sistema, che è sempre un altro tema, Sì, no? Di quelli che in esatto. Italia purtroppo non si sa perché, però sta cambiando qualcosa, io vedo, no? Sì, assolutamente. Sta cambiando, come sta cambiando anche, cioè ci siamo un po', non so come dire, ci siamo anche un po' puliti, no? Delle maschere, di tutta questa finzione, cioè siamo forse un po' più veri, ecco, il sogno è di restare un po' in questa verità di ognuno di noi, Sì, no? è Perché vero. comunque, voglio dire, abbiamo subito un trauma. Oh, è bello provare a far sentire un po' di più lo stare insieme, l'essere insieme, no? In questo momento, e anche un po' reinventarsi insieme, perché è inutile che ci nascondiamo, cioè noi avremo un periodo adesso di latenza, mi viene da dire, in cui dobbiamo reinventare qualcosa. Ieri a un certo punto, durante la nostra riunione della CPA, qualcuno ha detto, carinamente, no? Perché poi sono quasi delle sedute di psicoterapia le riunioni, diventano. Ha detto a un certo punto, ragazzi, dobbiamo arrivare preparati, no? E io ho detto, ma cosa? No, nel senso è È vero, cioè ci vero, stiamo tutti è vero, preparando, ma non si non sa si cosa, sa. capito? Non si sa cosa e tra quanto, per cui ci stiamo preparando, ci siamo già sta preparando, cioè abbiamo imparato a essere tutti più digitali, stiamo rimparando non so, a studiare, a leggere, a documentarci tantissimo. Noi siamo dei bravissimi, noi siamo bravissimi tutti a trovare sempre l'escamotage, la furberia, no? Quella roba lì che voglio dire va bene. Adesso, secondo me, la Sì. Esatto. concretezza credo che sarà un po' il tema. Cara Deborah, spero di venirti a Vale. intervistare presto di Sì, presto, persona. di Esatto, abbracciarci, quello guarda. sì, Vabbè. Lasciamo perdere. ci vorrà un Mamma po' per mia, quello, mamma sì, mia. Va va bene, bene, grazie mille, eh? grazie Grazie, Monica, ciao. ciao.